Intanto oggi è stato molto bello per me tornare qui, tornare in questo bellissimo centro anziani, salutare Marisa, tutte le persone che lo animano, con Massimiliano Umberti, abbiamo anche un po' festeggiato la sua elezione oltre che la mia, e poi questo è un quartiere importante, noi avevamo detto che saremmo ripartiti da qui e quindi ci siamo tornati oggi per rimanerci, per essere sempre in contatto con queste realtà, con i quartieri che hanno tanti problemi, che devono essere non solo ripuliti, curati, ma ci sono tantissime questioni, quelle delle case popolari, dove del Comune di Roma, io ho detto che voglio poter usare il 110%, faremo subito una riforma per poter partire anche con l'ammodernamento di queste case. E poi c'è il grande tema dei centri anziani, che sono per me una realtà importantissima, li ha creati e aperti Luigi Petroselli, oggi tanti sono chiusi, questo è aperto, intanto il nostro primo impegno è di aiutare tutti i centri anziani a riaprire e a ripartire, sostenerli, incoraggiarli e anche lavorare perché siano sempre più integrati nel territorio. Qua in questo incontro, questa piccola assemblea che abbiamo fatto, abbiamo improvvisato, sono emerse anche tante belle idee, tante proposte di rafforzare la collaborazione con i più giovani, con degli scambi anche di esperienze. I giovani possono insegnare, aiutare a utilizzare le app di Speed, della CIE, di tutte le cose che poi applicheremo anche alla nostra digitalizzazione dell'amministrazione comunale, e tanti anziani hanno molto anche da dire, da insegnare, da tramandare, da raccontare sulla memoria, la storia dei quartieri, questa città, ai giovani ragazzi. Questo è solo un esempio di come si può far collaborare le generazioni e costruire una rete fatta di associazionismo e di partecipazione, di inclusione, di cittadinanza attiva in questa città.